Non hai scampo. Non lasciare che ti distrugga. Luke, tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia. Non verrò mai con te! Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. L'hai detto abbastanza! Che sei stato tu ad ucciderlo! No, io sono tuo padre. Vede, capitano, stanotte non riuscivo proprio ad addormentarmi io. Se sei tanto ansioso di ammazzarla, fallo! Non sono ansioso di ammazzarla. A me fa orrore ammazzare. Io non sono un soldato di mestiere. M'hanno incastrato. Forse lei li troverà di cattivo gusto i miei giochi di parole, ma se non li facessi ogni tanto, finirei al manicomio. Io la gente la lascio ammazzare a quelli come lei, ai soldati di professione, agli eroi nazionali, ai capi. Se tu credi che a me piaccia la guerra, sei pazzo. Non l'ho voluta io. Ci sono stato trascinato dentro come tutti quelli che portano una divisa. E se non l'ha voluta, perché, ufficiale? Io ho rifiutato le spalline. Appunto perché io non voglio responsabilità. E allora sei un profittatore. Non sei niente di meglio. Qualcuno deve assumersi la responsabilità se non vogliamo sparire. E credi che sia facile? E cosa ne so? Io ormai incomincio a domandarmi chi è veramente il responsabile. Chi è che risponde delle cose? Quelli che danno gli ordini oppure quelli che le fanno? Discussioni inutili. No, un momento. Se noi dobbiamo compiere la missione, dobbiamo prima uccidere quella lì. E sappiamo tutti quanto ci tiene lei a compiere la missione. Beh, non so gli altri, ma io non ho mai ammazzato donne. Sono un debole, lo confesso. Quindi lo faccia lei. Ci lasci da parte, almeno una volta. Su, si dimostri un padre per i suoi uomini. Scenda da cavallo per un momento solo. Chiuda gli occhi, pensi alla patria e spari. Che aspetta, capitano? Tu, che è ora, muovetevi. Bravo. Tu va con Maria. Miller, mi auguro che tu abbia imparato che in guerra non è lecito rifiutarsi di uccidere, anche se ti volta lo stomaco. Tu fino ad ora hai creduto di potertela cavare stando a vedere. Beh, senti, tu
hai finito di stare a vedere. Adesso ci sei dentro, ma dentro fino al collo. Dicono tutti che sei un genio in fatto d'esplosivi. Beh, dimostramelo. Tu hai dubitato che io sapessi ammazzare? Beh, se non riesci a far saltare quei cannoni, ammazzo te. Te lo giuro. Cammina. Ne resterà soltanto uno. Nobile forse più l'anima che sopporta le frecce e gli urti di una fortuna avversa, o invece l'arma in pugna e combattendo la tempesta dei mali, lottando doma, morire, dormire e poi basta. E con il sonno mettere fine alle angosce del cuore e alle mille altre insidie che la carne comporta. Consumazione degna di venire invocata. Morire, dormire. Un cavallo! Un cavallo! Il mio regno per un cavallo! Joseph, il capitano Lacroix, Monsieur Herring, il signore di cui le ho parlato. Molto lieto, monsieur. A domani, allora. A domani. Cos'è questa fretta? Ma Joseph, tutto è già fissato. Deve fare un lungo viaggio, non può trattenerlo. A Parigi.
Dimentica chi sono, Messie. Non dimentico niente. Quel capitano stava guardandomi come se fossi già morto. Ma è ridicolo. Davvero? Ho visto quello sguardo troppe volte per sbagliarmi. C'è così poca fiducia. Non ce n'ho nessuna. Tu vuoi quell'oro, ma non lo avrai senza di me. Mi impadronirò della nave prima che tu metta piede a bordo. Prenderai gli schiaffi che ti darò con un sorriso. Capisci? Perché tu e io siamo uguali. Non io, amico. Io non voglio fare quella vita di merda. Allora me ne rimanevo in galera. Allora peggio per te, ragazzo. Peggio per te. Tu la faresti, quella vita di merda. Magari potessi.